Abbiamo sottolineato la vicinanza dell'amministrazione comunale di Frosinone a questo evento molto atteso, la seconda edizione. Dopo aver ascoltato le parole del sindaco Ottaviani, è un piacere dare la parola a Rossella Tessa, che è l'assessore al centro storico, che è proprio l'assessorato che ha patrocinato l'evento. Ben trovata. E volevo sapere il suo punto di vista in merito a questo appuntamento in questo particolare momento. Buongiorno a tutti innanzitutto. Una cosa volevo sottolineare prima Prego. di parlare della seconda edizione di Frosinone in Danza, che siamo qui in questa nuova sede di formazione danza di Yolanda Rocchi, ma che dopo qualche anno di trasloco in altri luoghi, io sono felicissima che sia tornata nella sede storica di Via Firenze, quindi nel centro storico. Un importante Grazie Yolanda perché significa aiutare anche l'assessorato ad andare avanti in questa programmazione quindi di rilancio del centro storico. Mi piaceva sottolineare tutto questo perché sarà bello ancora una volta vedere tutti questi ragazzi di Firenze, gli allievi storici, anche mia figlia è stata un'allieva di Yolanda, quindi rappresenta un po' l'istituzione, non di età perché è giovanissima, si è ricorda un punto di benissimo, quindi è un punto riferimento. di riferimento Yolanda. Questa seconda edizione di Frosinone in Danza, che ci sarà quindi il 7 e l'8 novembre nel Teatro Comunale Nestor di Frosinone. Io ringrazio Yolanda Rocchi, ringrazio Marco Franceschetti, li ringrazio soprattutto perché è una cosa che va avanti, è un futuro. Capisco anche per loro che non è facile organizzare in questo momento, soprattutto insomma dopo le ultime notizie che abbiamo in questi giorni, avere la forza ancora di organizzare un evento importante come questo, che l'altro anno è stato anche patrocinato anche l'altro anno, perché noi Certo. crediamo moltissimo in questi eventi, perché è un contest che praticamente ha richiamato un po' le scuole e gli allievi di tutta Italia, quindi è importantissimo soprattutto anche come promozione del territorio. Quindi io mi unisco a loro soprattutto in questo atto che posso sottolineare anche un atto di coraggio, è un guardare al futuro, ma soprattutto perché questi ragazzi sono il futuro. Quindi cara Yolanda e caro Marco, io vi ammiro soprattutto per questo, perché voi date già una speranza in più a questi ragazzi in questo momento, che sicuramente sia di criticità sanitaria che anche dal punto di vista economico, organizzare questi eventi di questa levatura non è facile. Quindi significa aiutare questi ragazzi, perché la danza non è soltanto sudore, passione, ma è soprattutto una disciplina, ma soprattutto è dare un futuro a questi ragazzi, perché io l'ho visto anche lo scorso anno con maestri da parte insomma, sia nazionali che internazionali, voi vi siete impegnati molto in questo e quindi io come amministrazione mi sento di ringraziarvi anche per questo. Quindi speriamo che tutto vada bene, in massima tranquillità, rispettando le massime regole, quindi saremo il 7 e l'8 novembre al Teatro Comunale Nestor e l'amministrazione ancora una volta vi avvicina e grazie ancora a voi per questi eventi. Grazie a lei. Io volevo sottolineare l'importanza, l'ho fatto già anche prima con il sindaco, ma ci tengo a sottolineare questa cosa perché spesso viene data per scontata. La politica diventa in questo caso un mezzo molto importante per queste realtà che possano essere la danza, ma anche molte altre, per poter proseguire, perché tutti abbiamo bisogno di quel pizzico di speranza di cui lei ha parlato. Quindi ci tengo a nome di tutti a ringraziare lei e ancora una volta l'amministrazione. Grazie Buon a lavoro, assessore. voi.